Bene, e adesso la parola al nostro governatore Bassolino. Io ho sempre vissuto in questi anni, continuo a vivere il Giffoni come un grande momento di festa, di vita e di cultura, perché è davvero straordinario vedere ogni anno ragazze e ragazzi che vengono da ogni parte del mondo, e quest'anno i giurati saranno 2.800 di 39 diverse nazionalità, venire a Giffoni in Campania spinti dalla voglia di stare assieme e dall'amore per il cinema. Qui è, io penso, il valore aggiunto di una esperienza unica come il Giffoni. Ragazze e ragazzi che vengono da ogni parte del mondo, e dunque un incontro tra giovani e culture, religioni, etnie, senza confini e senza barriere. Questa è la prima caratteristica bella del Giffoni. E poi è un festival che, come pochi altri, proprio io penso per questa prima caratteristica, sa aprirsi al mondo, seconda caratteristica importante, e parlare il linguaggio dei giovani e della vita stessa. Infine, il Giffoni è ormai abituato ad ospitare grandi star del cinema italiano e mondiale, e anche da questo punto di vista rappresenta per noi una grandissima opportunità in termini di promozione, di immagine, di conoscenza del mondo. E questi elementi vengono tutti valorizzati ed esaltati dalla edizione che si apre nei prossimi giorni, che è la 39esima, una edizione di grande livello, con un programma ricchissimo e di grande qualità, e sarà poi subito dopo di me dubitosi a illustrarlo come è giusto. Io vorrei anche sottolineare che è significativo come in un momento di crisi e di contrazioni il festival si allunga e dilata con 5 giorni in più. È una scelta impegnativa che assieme abbiamo fatto. Diversifica le proposte, offre il festival più spazio ai film, aumentano i giurati e c'è davvero un parterre eccellente di ospiti italiani ed internazionali. È anche una edizione che punta molto sulla formazione, vorrei sottolineare, perché questo offre un'opportunità a tanti e tanti giovani. Il Giffoni è ormai diventato anche, oltre che un festival, è una impresa culturale, uso volutamente questo termine, che produce 250 giornate lavorative di attività all'anno e dà dunque lavoro a centinaia di persone, per lo più ragazzi. Io questo lo sottolineo perché noi dobbiamo liberarci da una vecchia visione vetero industrialista e produttivistica, e vedere invece le opportunità e le occasioni di formazione e di lavoro che si possono incontrare nel campo delle attività culturali, delle attività immateriali. Giffoni da questo punto di vista è davvero importante, formazione, scambia competenze, know-how, esperienze, come dimostrano le collaborazioni con il Napoli Comic Con, che ormai è affermato a livello internazionale, con la fondazione di Ciro Ferrara e di Cannavaro, che ha portato Giffoni a Scampia per un progetto di grande valore sociale, rapporti con il Festival di Ravello, con il Conservatorio di Salerno, e mi sembra importante la presenza a Giffoni di bambini abruzzesi, e della scelta che è stata fatta di girare un cortometraggio
sulla base di una sceneggiatura che alcuni ragazzi dell'Aquila hanno scritto per esprimere il loro punto di vista sulla esperienza terribile del terremoto. È così che il festival si arricchisce anche di importanti esperienze umane. Infine, credo che sia davvero una bella occasione, saremo tutti il 12 luglio a Gifoni all'anteprima mondiale del sesto capitolo della saga di Harry Potter, perché questo è il segno di quanto davvero il festival di Gifoni sia riuscito a conquistarsi un prestigio a livello internazionale, come dimostrano le iniziative che si svolgono a Hollywood, in Australia, in Polonia, in Albania, in tanti paesi. Infine, lavoreremo da subito per i 40 anni di Gifoni, per un anniversario in qualche modo davvero storico, e vogliamo arrivare ai 40 anni di Gifoni facendo nuovi passi in avanti, anche in termini strutturali, in termini di nuove strutture per Gifoni. In questa direzione va il Gifoni Multimedia Valley, un moderno e avanzato centro per lo sviluppo delle idee e della creatività, un vero e proprio distretto per la produzione televisiva e cinematografica, per la formazione di talenti e di tecnici di alto livello. È un progetto al quale stiamo lavorando assieme. Come regione investiamo in complesso su questo progetto 30 milioni di euro. Mi fa piacere dire a Gubitosi, al sindaco di Gifoni in diretta, che di questi 30 milioni di euro abbiamo sbloccato i primi 20 milioni di euro proprio in queste ore, che erano il conto delle aree sottoutilizzate, discutendo con il governo e liberandoli, e dunque nell'arco dei prossimi 30 giorni i primi 20 milioni di euro saranno materialmente messi a disposizione della comunità di Gifoni per il multimedia Gifoni Valley. E assieme dobbiamo lavorare nei tempi giusti anche per fare incontrare bene il Gifoni Festival, il Gifoni Multimedia Valley, con il Forum delle Culture che si terrà a Napoli nel 2013, e fare di quella occasione anche un incontro di due grandissimi avvenimenti. Infine, e concludo,